Allora, io un tecnico, un politico al ministero, come ministro per l'economia, secondo me va benissimo un politico. L'idea che il ministero dell'economia bisognava darlo a un tecnico è un'idea che va bene forse nei momenti di emergenza, nei momenti in cui bisogna formare un governo che è apolitico. Questo è un governo politico, chiaramente politico, quindi non c'era nessuna motivazione per metterci un tecnico. Io ho sempre detto che le scelte, non c'è niente di più politico delle scelte che riguardano i conti pubblici, perché questi vanno a toccare la vita dei cittadini, toccano la distribuzione del reddito, a chi tasso, a chi do soldi, quindi non c'è niente di più politico della spesa pubblica. I tecnici, come io quando ho fatto il commissario per la revisione della spesa, io facevo proposte, suggerimenti, cercavo di dare idee, ma le decisioni devono essere quelle dei politici. Quindi è giusto che in un governo che è politico, che non è tecnico, che non è di transizione, che ha l'ambizione di andare avanti fino alla fine della legislatura, ci sia un politico anche come ministro dell'economia. Riuscirà dei nostri errori, riuscirà il governo a tranquillizzare i mercati? I mercati si sono già tranquillizzati per il momento. Il motivo per cui lo spread è sceso è abbastanza ovvio, ci capirebbe chiunque, non ci vuole un esperto. È uscito dal governo la Lega, che era un partito che a torto ragione veniva percepito dai mercati finanziari come un partito che voleva o sarebbe stato disposto ad arrivare allo scontro con l'Europa. Questo è evidente dalle dichiarazioni di Salvini. Salvini ha detto: noi vogliamo tagliare le tasse, vogliamo fare la flat tax. Andremo a chiederlo in Europa, se ci dicono bene saremo felicissimi, se ci dicono no lo faremo lo stesso. Questo voleva dire andare allo scontro con l'Europa, non so come sarebbe andata a finire a quel punto. Come è andata a finire l'anno scorso lo sappiamo, alla fine inizialmente il governo italiano aveva presentato una legge di bilancio di aumento del deficit pubblico con aspettative, previsioni di crescita molto elevate, che voleva dire più soldi da spendere, perché se c'è più crescita ci sono più entrate dello Stato e quindi più soldi da spendere. Quindi era una legge di bilancio con tanta spesa, reddito di cittadinanza, quota 100. E poi ha dovuto tornare sui suoi passi due volte, di fronte alla posizione dell'Europa e di fronte a uno spread che era arrivato, spread sapete, o non vedo più di cosa, il tasso di interesse che paga lo Stato meno quello che pagano i titoli tedeschi, che era salito a 320 punti. Quindi non so come sarebbe andato a finire questa volta, ma i mercati hanno sempre pensato che ci fosse una buona parte del governo che voleva andare allo scontro con l'Europa per cosa? Per poi fare il passo che non c'era nel contratto di governo, che era uscito dall'euro, perché questa è la paura fondamentale dei mercati, che per un motivo o per l'altro è quello che si chiama rischio di ridenominazione. Tu compri titoli di Stato in euro, titoli di Stato italiani in euro, e ti vengono restituiti alla scadenza delle nuove lire, perché è stata ridenominata il debito. Questo rischio adesso sembra scomparso. Tutto a posto, ma... Interrompo soltanto perché questo è un punto essenziale. Questo rischio, il rischio dell'Italexit, era concreto secondo le sue analisi? Ma prima di tutto non importa se era concreto o meno, e quello che importa è quello, era la paura dei mercati che è rivelata dallo spread. Quindi già di per sé questo. Io credo che la maggioranza del governo, no, certamente non voleva uscire dall'euro. C'è una parte del governo, credo, che adesso non c'è più al governo. Una parte della Lega, che in certe condizioni sarebbe stata contenta anche di uscire dall'euro. Cioè, pensate a uno scenario in cui si va allo scontro con l'Europa, lo spread comincia ad andare su, a salire, 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 arriva a 500, 600 e qualcuno dice ma lo spread potrebbe essere... Certo, potrebbe essere zero se la Banca Centrale Europea ci aiutasse.
E la Banca Centrale Europea dice: sì, noi adesso possiamo aiutarvi, fa parte dei trattati europei, adesso delle regole europee, il fatto che la Banca Centrale Europea possa aiutare un paese in crisi, però quel paese in crisi deve essere disposto a fare certe cose, tipo mettere a posto i conti pubblici, fare quelle cose che lo hanno esposto al rischio, evitare quelle cose che l'hanno esposto al rischio di essere attaccato ai mercati finanziari. E a quel punto qualcuno direbbe: no, ma noi siamo uno Stato sovrano e non firmeremo mai una lettera che ci è imposta dall'Europa, anche se questo è la condizione per avere il sostegno della Banca Centrale Europea. A quel punto quella persona che ha detto: ma noi siamo uno Stato sovrano e non cediamo le posizioni dell'Europa, proseguirebbe dicendo: ma per essere davvero uno Stato sovrano bisogna uscire dall'euro, perché così torneremo alla nuova lira. Quindi c'è uno scenario estremo ma non implausibile, una sequenza di eventi che avrebbe potuto portare, e che non si sa mai, non si sa ancora quale può essere il futuro. Comunque il fatto che lo spread sia sceso intorno a 150 dai 200 già un mese fa, dai 250 fino a 3-4 mesi fa, e da 320 a dicembre, rivela che il mercato adesso ha meno paura di questo scenario. Ha 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 ha